Ciao a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Aggiornamento Flash. Oggi parliamo del nuovo aggiornamento appena uscito chiamato Second Shot, o almeno così lo chiamano quelli della Valve. Quello che fa questo aggiornamento è semplicemente cambiare il tempo di recupero delle armi. Cos'è il tempo di recupero? Molto semplice, è il tempo che ci vuole per un'arma per tornare accurata, come lo era quando si è totalmente fermi e non si è ancora sparato. Detto questo, bisogna prima spiegare come funzionava il tempo di recupero delle armi prima di questo update. Quello che succedeva è che le armi prima dell'update avevano un rateo fisso di quanto si muovevano e quanto tornavano velocemente a posto per quanto riguarda il tempo di recupero. Quindi cosa succedeva? Se voi sparavate per 10 secondi, le armi, o comunque la K, l'M4 e l'M4A1S, ci avrebbero messo un tot di tempo prestabilito all'interno dell'arma per tornare a quel punto fisso. E la velocità a cui si muoveva quella linea, che sarebbe tornata poi al massimo dell'accuratezza dell'arma, aveva un movimento fisso, aveva una velocità fissa. Cosa succede adesso con questo nuovo update? Hanno totalmente cambiato il sistema. Avevano già fatto un update piccolo per cercare di rimettere un po' il tapping e il bursting all'interno del gioco. Ovviamente questo non ha avuto tutto questo gran successo, semplicemente perché comunque sulle medie barra lunghe distanze, in alcuni casi, lo spray risultava più comodo o comunque più consistent rispetto al burst fire e al tapping. Questo perché i pro avevano imparato a controllare lo spray alla perfezione e quindi anche sulle medie distanze, sulle lunghe distanze, preferivano uno spray di 5 o 6 proiettili per tirare giù in modo più consistent un avversario. Ora cosa hanno fatto? Hanno cambiato in modo totale come funziona il tempo di recupero delle armi, o almeno della K, dell'M4A1S e dell'M4A4. Hanno fatto sì che se si spara un proiettile, 2 proiettili o 3 proiettili, l'arma risulta tornare accurata più velocemente, quindi ci vuole meno tempo per tornare ad essere accurati di quando invece si usa lo spray. Questo cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che se sparate tanti burst da un proiettile, la vostra arma sarà più precisa più in fretta, e se invece sprayate la grande, l'arma impiegherà un tempo maggiore per tornare precisa rispetto a quello che era quella a cui eravamo abituati prima di questa patch. Quindi questo cosa vuol dire? Che non dovrete mai più sprayare? Assolutamente no. Lo spray sarà ancora molto utile in molti engagements, in molte situazioni, ma avrà un tempo di recupero più alto. Quindi dopo uno spray non potrete nascondervi per poco tempo come facevate prima, ma dovrete aspettare un secondino di più. Non è un cambiamento enorme, a meno a sentirlo detto così, ma per chi gioca a CS da tanto sa che questo è un cambiamento abbastanza pesante. Uno, il fatto che le armi siano leggermente più precise con il tap e il burst firing riporterà, secondo me, il burst firing all'interno del gioco, come si faceva tempo addietro su CSS o su CS 1.6 per le lunghe distanze. Il bursting era un po' uscito dal meta, tra virgolette, di Counter Strike. C'erano solo i one taps e c'erano gli spray. Il burst, diciamo che sì, si usava, ma fino a un certo punto non era proprio la cosa più conveniente da fare nel 90% dei casi. Mentre adesso saremo più accurati rispetto a prima e potremo fare piccoli burst, per esempio in lungo di A su Das 2, per prendere quello stronzetto che sta sempre dietro le cazzo di casse nascosto in gus, che vaffanculo, devi morire. E al contempo le armi in spray saranno leggermente meno accurate verso la fine dello spray. Questo non cambia un granché, semplicemente perché se dopo i primi 25 colpi della K non è ancora ucciso la persona che ti sta davanti, hai dei problemi più gravi a cui pensare. Altra piccola nota, ragazzi, è che lo spray iniziale della K, e questo potrebbe essere un po' un autogol, io sto guardando adesso, voi non lo vedete perché non esce su OBS, ma io sto guardando il grafico per quanto riguarda il full auto della K47, e da quello che vedo sembrerebbe che per i primi 5/6 proiettili
lo spray sia addirittura più accurato. Il che vuol dire che in realtà la Valve non ha cambiato un cazzo. Però ehi, è un cambiamento interessante. Di sicuro ci saranno players che riusciranno a trovare un nuovo playstyle, quello con molti più one-taps. E io sono sicuro che là fuori c'è almeno un pro che si sta tipo masturbando all'idea di questo cambiamento. Quindi ragazzi, questa era una piccola spiegazione di quello che è successo nel nuovo aggiornamento. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Ovviamente è molto corto perché ragazzi, insomma, non c'era molto da dire. Però secondo me era una cosa importante. Non vi ho portato gli aggiornamenti flash sui cazzo di suoni delle armi perché non mi sembrava il caso. Ma questa è una cosa abbastanza importante che secondo me era carina da vedere assieme e da spiegarvi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Il mio nome è come sempre Quintono8. Ora anche voi vi metterete a fare solo one taps. Io mi sa che rimango a sprayare. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo